Poracci, finalmente ci siamo. La Next Gen è alle porte e la giornata di domani, 7 maggio 2020, segnerà un passo importantissimo nell'evoluzione videoludica. Microsoft infatti trasmetterà il primo episodio di Xbox 2020, un appuntamento mensile che traghetterà l'utenza verso l'uscita di Xbox Series X, confermata per la fine di quest'anno. Se siete curiosi di sapere cosa è lecito aspettarsi da questo Inside Xbox, tra annunci ufficiali e speranze, mi raccomando, guardatevi questo video fino alla fine e poi scrivetemi nei commenti il vostro livello di hype. Prima di iniziare, come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Microsoft ha iniziato a premere pesantemente sull'acceleratore e l'appuntamento di domani promette di regalarci finalmente qualcosa di concreto su questa next gen. Sì, perché abbiamo visto le console, conosciamo le loro architetture e ci hanno anche presentato i controller, ma a parte qualche teaser trailer e delle rapide dimostrazioni tecniche, a mancare all'appello sono i giochi. Fortunatamente, come confermato da Jarrett West, capo della divisione marketing di Xbox Gaming, il primo appuntamento con Xbox 2020 sarà incentrato proprio sulla lineup di Series X e in particolare sul supporto degli sviluppatori esterni. Mentre dovremo aspettare luglio per uno sguardo approfondito sulle produzioni dei Microsoft Game Studios, tra i quali spicca Halo Infinite, confermato tuttora tra i titoli di lancio su Series X, il video di domani ospiterà comunque Assassin's Creed Valhalla, il gioco più chiacchierato del momento. Se la settimana scorsa vi siete emozionati con un teaser trailer in computer grafica, cosa abbastanza senza senso, secondo me, beh, allora non potrete di certo farvi sfuggire il reveal del gameplay. Nato dallo sforzo congiunto di ben 14 team di sviluppo diversi, Valhalla vuole rappresentare un ingresso in grande stile per la serie di Ubisoft nel territorio inesplorato degli hardware di nuova generazione, e le aspettative intorno al titolo sono altissime. E poi questo è l'unico nome reso noto da Microsoft, chissà quali altri giochi potremmo vedere in azione ottimizzati per Series X. E questo è forse l'altro punto molto interessante che verrà toccato domani, ovvero la Smart Delivery. Se da una parte vedremo i giochi ottimizzati per la next gen, quindi in 4K a 120 frame al secondo, con supporto al ray tracing e caricamenti agevolati dall'SSD, ricordiamoci che questa sarà solo una delle versioni possibili dei titoli abilitati alla Smart Delivery. Questa feature consente infatti di regolare il software sull'hardware di riferimento. Stiamo parlando sostanzialmente della naturale evoluzione del cross-gen, ma i giochi, piuttosto che uscire in differenti versioni, una per ogni console, grazie alla Smart Delivery saranno in grado di riconoscere automaticamente la macchina su cui gli è richiesto di girare, un po' come accade sui setting per PC. Configurazione massima su hardware potenti, versione scalata su macchine non di ultima generazione. E questo, come ripeto spesso, per me è un grandissimo punto a favore dell'ecosistema Xbox, che garantisce la sopravvivenza della One anche nei prossimi anni a venire. Finché Microsoft continuerà a produrre giochi con la Smart Delivery, l'old gen sarà supportata a dovere, consentendo agli utenti di scegliere il momento più opportuno per fare il salto generazionale. Al di là di alcune conferme importanti, come il periodo di uscita di Series X, l'impegno nel costruire una solida lineup di lancio capeggiata da Halo Infinite e l'intenzione di integrare un servizio come xCloud all'interno del Game Pass, è veramente da lodare la strategia comunicativa adoperata da Microsoft in questo periodo molto delicato. Mentre Sony continua a sembrare in netto ritardo, con pochi e confusi annunci riguardanti PS5, Phil Spencer e soci hanno preparato una roadmap che ci accompagnerà da qui fino alla fine dell'anno, al lancio di Series X. Sembra passato un secolo dall'uscita della One. Un approdo sul mercato fatto di scelte controverse e errori imperdonabili, ma questa volta la storia è nettamente diversa. È impossibile esprimersi sull'effettivo valore di Series X al giorno d'oggi, ma la sicurezza di Microsoft, unita a una comunicazione chiara e ordinata, non può che far ben sperare per il futuro di Xbox. Non ci resta quindi che aspettare il primo appuntamento con Xbox 2020 per avere un primo assaggio di quello che sarà il futuro dei videogiochi. Nel mentre, poracci, io torno a provare xCloud. Magari ve ne parlo nei prossimi giorni. E voi cosa vi aspettate da questa next gen? Vi piace come si sta muovendo Microsoft? Vi aspetto nei commenti, nel mentre lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Io sono il Poro Michele, 2020, ciao!